appuntamento con ex cattedra pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. Dunque, ieri in serata è arrivato l'ennesimo annuncio di questa campagna di rafforzamento del calcio Foggia 1920. Verso ora di cena l'annuncio che è rosso-nero anche Marco Zunno. Chi è Marco Zunno? Marco Zunno è un attaccante esterno, classe 2001, che nell'ultima stagione si è segnalato positivamente nelle file del Messina, ma che è di proprietà della Cremonese, che ne detiene il cartellino. Un giocatore in crescita esponenziale che la Cremonese per la prossima stagione ha pensato bene di far giocare ancora in C e di cedere con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025. È il primo prestito che il Foggia realizza per la nuova stagione. Zunno è sicuramente un puntello di qualità, ma soprattutto è un giocatore che il neo allenatore rossonero Massimo Brambilla conosce bene per averlo avuto alle proprie dipendenze nella sua parentesi al Novara, perché Zunno calcisticamente si può dire che la prima esperienza significativa l'ha avuta proprio in Piemonte con la formazione del Novara. Ne conosce caratteristiche e quindi è un calciatore sicuramente funzionale a quello che sarà il sistema di gioco che Brambilla vorrà proporre per la nuova stagione. L'arrivo di Zunno però ci porta a fare anche una serie di riflessioni rispetto all'utilizzo che potrà avere il giocatore nel modulo che proporrà Brambilla per la nuova stagione. Si dice che il tecnico Brianzolo di Vimercate possa inizialmente riproporre lo stesso sistema utilizzato alla Juventus Next Gen, per cui partirebbe con il 3-4-2-1, e in questo caso verrebbe spontaneo chiedersi: Zunno dove verrebbe utilizzato, considerato che può ritenersi la copia conforme di Vincenzo Millico, insomma, che almeno in partenza è un titolarissimo del Foggia? E questo sarebbe un bel quesito da porre al tecnico ex Juventus Next Gen. Però chissà mai che Brambilla non stia pensando anche al 4-2-3-1. Nel qual caso immaginiamo che Zunno potrebbe avere più facile collocazione con Millico utilizzato praticamente come sottopunta, e con agli esterni due giocatori che potrebbero essere appunto Zunno e, perché no, Orlando in questo momento, o Emmaus nel momento in cui la trattativa arriverà a compimento. Sono questioni di natura squisitamente tattica che dovrà risolvere il neo allenatore del Foggia. Noi però, insomma, perché a pensar male poi non si sbaglia mai, dobbiamo prendere in considerazione anche un'altra opzione, cioè che Marco Zunno, che ripetiamo è un giocatore in crescita esponenziale, arrivi a Foggia anche perché al momento non si sa bene, insomma, quali saranno i tempi di recupero di Millico, che non dimentichiamo è reduce da un gravissimo infortunio, che si è aggregato regolarmente al gruppo che ieri nel frattempo ha iniziato la nuova stagione agonistica, ma il cui recupero dovrà essere verificato quotidianamente sul campo. E allora il Foggia, è giusto, pensiamo, ipotizziamo, che si sia voluto premunire con l'arrivo di Marco Zunno, che, ripetiamo, è un giocatore che a Foggia arriva in prestito. Fra oggi e domani adesso magari aspettiamo qualche altro annuncio di qualità. Se dovesse arrivare prima di ora di cena, meglio per tutti, soprattutto per noi operatori dell'informazione.
Ciao, grazie.